I peperoni sono tra gli ingredienti più utilizzati durante l'estate. Oggi ve li propongo come contorno in una veste tipicamente siciliana. Si tratta di una ricetta molto semplice e immediata che chiunque può realizzare senza alcuna difficoltà. Il profumo di questo piatto sarà davvero invitante. Potrete gustare i peperoni caldi, però anche freddi, faranno la loro bella figura. Gli ingredienti che servono sono 3 peperoni, mollica fresca di pane, circa 100 g, un cucchiaio di capperi dissalati, uno spicchio di aglio, olive nere a piacere, basilico e origano e ovviamente sale, pepe e olio di oliva. Per cominciare dovete lavare i peperoni sotto acqua corrente e poi asciugarli con un panno. Eliminate la calotta con il picciolo, i semini interni e le parti bianche. Tagliateli poi a listarelle di circa un centimetro. Man mano che li tagliate potete già disporli su una teglia coperta da carta forno. Quindi sarà qui che andrete a condirli, aggiungendo sale quanto basta, un po' di pepe nero macinato, origano a piacere e qualche foglia di basilico che spezzetterete con le mani per non fare annerire. Aggiungete poi qualche manciata di mollica di pane, se non riuscite ad acquistarla potete prepararla a casa frullando in un mixer proprio la mollica di pane raffermo, un cucchiaio di capperi dissalati, olive nere a piacere, uno spicchio di aglio. E poi non vi resta che irrorare il tutto con un po' di olio di oliva. Mescolate anche con le mani perché vi verrà più facile. Distribuite quindi bene tutti gli ingredienti, amalgamate il tutto, allargate nuovamente sulla teglia in modo da cuocere i peperoni in maniera uniforme e mettete in forno già caldo in modalità statica a 200 gradi per circa mezz'ora. Se volete un effetto un po' più croccante, potete anche utilizzare il grill negli ultimi 5 minuti. Regolatevi in base al vostro forno. I peperoni saranno pronti quando risulteranno morbidi e la mollica che li ricopre sarà ben dorata. Se non li consumate tutti subito, ricordate che possono stare in frigorifero fino a 2 giorni in un contenitore ermetico. Scrivetemi nei commenti se conoscete e se vi piace questa ricetta. Io vi aspetto con tante altre idee anche sui nostri blog cibodoc.it e vivomangiando.it.